quello che è accaduto ieri ci ha lasciato molto amareggiati, insomma. Non ce l'aspettavamo, diciamo, sono atti intimidatori che sicuramente non ci mettono paura, non ci spaventano, anzi ci danno ancora più forza. Noi dal canto nostro intanto abbiamo attivato la polizia scientifica che sta eseguendo tutte le indagini per verificare poi effettivamente chi è il fautore, ecco, di questi atti che non ha nominato soltanto il servizio Giardini, ma tutta la collettività romana, insomma, ecco. Perciò è un danno che Quindi non la è stato scientifica fatto. potrebbe in questo caso risalire a qualcuno, perché allora intanto non c'erano evidentemente telecamere di sorveglianza, questo è un dato di fatto, mi pare, però avendo agito in questo modo magari hanno lasciato delle tracce, quindi lei dice andremo a fondo, andranno a fondo insomma gli inquirenti. Sì, andranno a fondo sicuramente, ecco, per capire effettivamente chi è responsabile di questi atti vandalici. Noi non, nel senso, quello che possiamo fare oggi sicuramente garantire un controllo o comunque un presidio maggiore. È chiaro che non possiamo presidiare tutti gli uffici del servizio Giardini H24, questo lo sappiamo, questo è normale, anche perché non ci aspettavamo, diciamo, un'azione di questo tenore. Come abbiamo visto, non hanno rubato nulla, hanno semplicemente Ah, non hanno portato vandalizzato, via nulla, perciò quindi questo farebbe no. pensare ancora di più proprio a una ritorsione, insomma, non a un furto, certamente. Esatto, non è un furto, hanno manomesso le marce dei cespugliatori, dei trattori, hanno rotto i vetri, le gomme del trattore, hanno tagliato i fili del tagliaerba, insomma, diciamo, hanno manomesso quella strumentazione che giornalmente diciamo, i dipendenti del servizio giardini usano per manutenere le aree verdi, perciò una Cioè, strumentazione fondamentale per questi tenere in piedi la polizia. trattorini che vediamo, adesso la passiamo l'espressione, me la passerete, spero, insomma, sono quelli che poi vanno sulle aree verdi più grandi e, insomma, si spara un po' sulla Croce Rossa, come dire, no, neanche, cioè si va a infierire su un servizio che avete trovato già scarsissimo, no? Quindi indagini e speriamo pure qualche responsabile che venga trovato. Dice appunto il consigliere Diaco, avevamo appena fatto questo bando, adesso uscendo un attimo da questo episodio, quanti sono i giardinieri in azione oggi a Roma? Un centinaio mi pare Ma oggi proprio. sì, abbiamo, diciamo, un organico di 177 giardinieri a fronte di una città che sappiamo dal punto di vista delle estensioni arboree la più grande d'Europa. 20 anni fa ne avevamo 1.500, l'amministrazione aveva disponibilità di 1.500 unità. Era Oggi un'eccellenza quel servizio, no? A Roma. con tutto che il verde era dimezzato, insomma, oggi che chiaramente il verde è raddoppiato, abbiamo soltanto 177 Allora, unità. che Ecco.